sta crollando il tetto, bisogna anche metterlo a posto, quindi bisogna recuperare un po' di soldi qua, fare un po' di concerti, quindi organizzare uno bello e poi dobbiamo far vedere al quartiere, comunque non siamo subito i pancambesi che fanno niente, cioè, sappiamo fare anche la cultura, no? Di cosa si tratta? Ma lei praticamente dovrebbe fare un po' quello che gestisce la situazione. In sostanza dovrebbe fare un lavoro di regia, ripresa. Abbiamo usato una camera. Sì, certo. Ok, deve fare un lavoro di regia, di ripresa, truppa esterna, le luci. Abbiamo già dei gruppi. Sì, dunque, io un paio li ho, molto probabilmente, boh, sei. Uno è i Destroy, che è un gruppo. Buonasera e bentrovati a Storie di Poco Conto, la nuova trasmissione della Endable Production. Pronto? Adriana, ciao, sono Marta. Ti ricordi del nostro patto? Due di voi verranno con noi, con me l'esperto, a vedere una macchina nuovissima, un prodigio della tecnica moderna, avanzatissima per i sistemi di sicurezza. Impossibile morire sul lavoro con noi. Guarda, questa dimostrazione, facci vedere un po'. Bene, questo è il nostro gioiello, il massimo in termini di sicurezza grazie all'autobloccaggio. Abbiamo messo qui per dimostrarvi la massima sicurezza di questi impianti. Quando vuole. Ma tu, non vorrei rimanere qua. Durante la mia funzione è una cosa pericolosissima. Ma che dici? Vai pure, aziona. No, ma figurati, mi fa male. Non esiste niente. Non accenda la macchina. Non accenda. No! Guarda, le ossa. Ma che schifo, quanto trauma. Senti Adamo, questo è un gioiellino, te lo do per il concerto, ma trattamelo bene perché questo pompa che è una bellezza e vedrai che sarà una figata, veramente. Ho capito Gino, però mi devi dare anche 20 di questi cavi e le luci che sai mi servono. Va bene, tu non ti preoccupare Adamo, io intanto ti do questo gioiellino e vai, tranquillo. Ci vediamo, ciao. Ciao Gino, senti, ma conosci quel tipo con cui parlavi prima? Ah sì, Adamo, so che sta organizzando un concerto lì nelle case occupate. Capito. Grazie per l'informazione. Pronto? Capo! E come è venuto a mancare un ospite? Cioè, in che senso? Ah,
E cosa posso fare? Mi devo inventare qualcosa. E cosa mi invento? Un ospite? Io? Anche l'autore devo fare. Boh. Questo mette giù così. E io? Che cazzo posso fare? Adriana, questa volta ho bisogno di una mano da te. Mi devi fare quel favore famoso. Marta, cosa è successo? Poco tempo fa hanno rinchiuso una nostra compagna straniera nel lager di... Dov'è questa ragazza? Questa cosa non la devi sapere. E comunque bisogna tirarla fuori subito, perché praticamente la stanno per rimpatriare. Lei nel suo paese è ricercata e qui non è riuscita ad ottenere asilo politico. Per cui ora l'hanno beccata e l'hanno rinchiusa là. È rischia grave lei? Rischia grave perché nel suo paese le... non va a finire tanto bene, insomma, se la rimpatriano. È una cosa molto impegnativa. Sì, è una cosa che ci impegnerà anche a livello... ci dobbiamo organizzare bene. Fare un piano, una cosa seria. È rischioso. Quindi... Dai, sono con te, siamo compagna. Mi fa piacere. Guarda. Senti, mi serve anche una wood e un paio di strobo. Non ti preoccupare, vai anche ci quelli. Ci pensi tu? No, no, ci devo, non c'è problema. Dai. Buona, buona idea. Ciao, eh. Alla prossima, vai, no, vai tranquillo. E tu che cazzo sei? Mi stai seguendo? Sono della SIAE, cosa vuoi? No, non sono della SIAE, non ti sto seguendo. Comunque ti posso spiegare tutto. Cosa c'è da spiegare? Sentiamo. La storia di poco conto, che storia posso raccontare? Adamo posso abitare. Adamo, il mio amico Adamo, no. Troppo poco televisivo. Frank! Frank potrebbe venire in trasmissione a parlare della casa.